Eccoci a Roma, è il terzo anno consecutivo, sempre più gente e più espositori. Noi quest'anno abbiamo ampliato ancora di più lo stand e abbiamo portato tutti i nostri testimonial. Vi presenteranno le novità, ognuno di loro ne ha una. Ora vi accompagno da un personaggio, si chiama Filippo, detto Chiolo Micheletti. Eccolo qua, ciao Filippo. Ciao a tutti. Questi signori vogliono sapere qualcosa di prodottini che hai aiutato te a fare per le tue peschette in barca. Per lo spinning in mare siamo presenti con la nuova serie di mulinelli, il Typhoon e il Krag. Il Typhoon, come vedete, viene proposto nelle due versioni, 4000 e 6000. Caratteristiche principali di questi mulinelli sono il corpo totalmente in alluminio, i cuscinetti rivestiti, gli ingranaggi in alluminio, la pratica manovella. Pratica perché? Perché durante il combattimento l'impugnatura è essenziale. Il rapporto di recupero del 4000 è di 5 a 1, mentre il rapporto di recupero del 6000 è 4 a 1. Krag, un mulinello da condizioni estreme, un mulinello heavy duty. Le caratteristiche principali sono che ha un rapporto di recupero 4 a 1, il corpo interamente in alluminio, una frizione potentissima, fino a 30 kg di max drag, una manovella importante, perché in queste condizioni di pesca abbiamo anche qui bisogno di una manovella facilmente gestibile, ingranaggi in metallo e cuscinetti stagni. Caratteristiche importanti di tutti e tre i mulinelli, che sono molto resistenti alla salsedine. L'altro personaggione, perché Ino questo non lo è di sicuro, è Antonio Nazzani. Ciao Antonio. Ciao Gianluca. Te cosa gli fai vedere? Ciao ragazzi, la canna che vi presento è la Light Force 4.8 Libro, una canna estremamente leggera, ma allo stesso modo una canna estremamente potente. Una canna adatta sia per le piccole e le grandi prede. Oh, chi mi manca, chi mi manca, chi mi manca? Maurizio Pastacaldi, venite. Non si è nemmeno preparato, non ha bisogno di presentazioni. Fiore all'occhiello, Maurizio Pastacaldi. Oggi ho deciso di cominciare a capire qualcosa su determinate cose che Maurizio tiene dentro di sé, le dice a poche persone, alcuni piccoli segreti. Bugiardo, non no, è vero. Non è vero, però io non ne capisco niente. Allora, io vedo che te qui hai apparecchiato qualcosina, apparecchiato si dice a Firenze, però dicevo, un nylon nuovo, qual è la sua caratteristica migliore? Allora, una cosa essenziale è il colore, clear, lo vedete come è molto bello, bianco, curato, vedete? È della Cureca Chemical, la ditta che produce giustamente il Sigar, una vasta gamma di diametri, dallo 0,16 allo 0,74, per poter coprire tutta la pesca mediterranea. La cosa bella è questa, la vedi quando tu tiri fuori un fluorocarbon? È arrabbiato, no? Diciamo, sì, è diciamo arrabbiato. La caratteristica è vero, mi piace arrabbiato, mi rende l'idea. Sorreggi? Lascia? Ah, sembra una camicia stirata ora. Ma lo vedi che bellezza? È stato prodotto un fluorocarbon adatto alle esigenze mediterranee. È una caratteristica del nylon allora? Sì, è un fluorocarbon nato per le caratteristiche mediterranee, per le richieste dei pescatori mediterranei. Ma non è finita qui, Ora abbiamo visto un Made in Japan, ora andiamo sul Made in Italy, no? I nostri bambini. Cosa abbiamo? C'è qui dentro? Abbiamo due rotanti, anzi per la verità ne abbiamo tre, un 20, un 30 e un 50 libbre, in modo da coprire tutta la gamma della pesca mediterranea. Partiamo dal piccolo, dove abbiamo un 20 libbre, fatto esclusivamente a mano, perché queste sono cose fatte artigianali. 20 libbre? È piccolino così, vedi com'è fatto. Un pezzetto è stato fatto in Liguria, un altro pezzo è stato fatto
in Toscana, un altro a Bologna, poi è stato assemblato e hanno fatto... Qua ci ha messo del tuo, però, lo stile è pasta calda qui. Piccolino, compatto e potente, lo sai cos'ha questo? Ha 38 libri di frizione. Cioè, 38 libri di frizione siamo veramente al non plus ultra, perché tu riesci a caricare in un piccolo mulinello così, del multifibra, e avere una potenza inaudita, una caratteristica. Tante volte capita che il pesce mangi, parte a tutta velocità, il primo impatto è quello di frenare col pollicione, no? Il pollicione lo bruci, no? Abbiamo fatto un freno laterale. Questo è un freno modulare con il palmo della mano. Si adatta proprio al palmo perfetto, della mano. E ti fa da freno, non blocca, frena. Poi abbiamo fatto l'intermedio, 30 libbre. Però tutti sono molto compatti. Però per capire una cosa, prendiamo un altro mulinello nostro industriale e lo mettiamo accanto. Prendiamo un 30 libbre industriale, così possiamo vedere effettivamente questo. Questo è un 30 libbre standard. E questo è il nostro 30 libbre. La metà. Lo vedi? Per finire la gamma abbiamo fatto anche il 50 libbre, anche questo molto piccolo, compatto. Il 50 libbre, se vedi, non ha la guancetta, perché non si va a pesci più potenti. Super frizione, frenatura al massimo. La voce com'è? Canta, eh? Caro direttore commerciale, amico di mille avventure, perché ma sono... non in mare, che avventure io e te le abbiamo in Colmice. Insomma, ormai sono degli con anni. Con il patron che salutiamo in Cina. Ciao Collini, ormai sono degli anni che siamo assieme. Un giorno, quando troveranno un medicinale che mi permetta di venire, io la prima cosa che faccio è venire con te. Aspetto. Ciao capitano. A presto. Bel personaggio questo. È un incrocio fra un... di Ino c'ha solo il nome. Eccolo qua, lo conoscete tutti, presentati un po'. Io sono Lino Materazzo. E cosa ci fai vedere oggi? Le canne più belle del mondo. Oltre al top di gamma che è la 07 come canna da prestazioni impressionanti, abbiamo un'altra canna veramente ottima e precisa per un tipo di lancio prettamente per le lunghe distanze. È la Primera, da poterla utilizzare in qualsiasi condizione di mare e per le massime distanze. Le caratteristiche di questa canna sono veramente eccezionali. Un fusto abbastanza rigido ma molto prestante nel lancio ed una vetta, come possiamo vedere in questo momento, sensibilissima per le mangiate. Siamo agli ultimi minuti, fra poco gli autoparlanti ci chiameranno e cominceremo a riporre questo meraviglioso stand. Anche quest'anno ci siamo dati da fare. Ci è piaciuto tanto il calore, le visite che abbiamo avuto, i contatti che abbiamo avuto. Tutto è andato bene anche grazie a delle persone che non compaiono tutti i giorni sulle riviste, ma ci sono delle eminenze grigie. Una di queste è lui, è Massimiliano Camilli. È colui che ci organizza i pranzi, le cene, le merende, lo stand, ci fa trovare tutto in ordine, l'albergo ci brontola perché siamo perennemente in ritardo e fuori tempi, però è grazie a lui che tutto questo va avanti. Anche Vicenza, si è montato anche Vicenza e per questo mi dispiace non ci siano gli altri promoter che ci accompagnano, di solito sono là e ci sono tanti altri prodotti che avremmo potuto farvi conoscere oggi, ma non mancherà l'occasione. Ciao a tutti!